Dunque, la psicologia positiva enfatizza il ruolo fondamentale delle risorse e delle potenzialità dell'individuo. Cos'è le ricerche precedenti? Tutti impegnati a studiare i disturbi, le carenze, le malattie, le patologie delle persone, non prendevano in considerazione, non mettevano in luce. Cioè, quella nuova prospettiva, la psicologia positiva, ha cominciato a studiare invece le cose positive della persona per cercare dei modi di sviluppare, di migliorare, di rinforzare la persona per facilitare il suo benessere. Questo rappresenta un autentico capovolgimento di prospettiva rispetto alla psicologia tradizionale, perché si privilegiano interventi finalizzati alla mobilizzazione delle abilità e delle risorse di ogni persona, anziché semplicemente alla riduzione o alla compensazione dei suoi deficit, dei suoi problemi, no? Dei suoi disturbi. Inoltre, questa prospettiva, come dicevo prima, porta all'attenzione degli studiosi, dei ricercatori, la relazione tra il benessere del singolo e il benessere della collettività, svincolandosi da quell'approccio individualistico che generalmente caratterizza tutta la ricerca, poi la ricerca psicologica, anche quella medica, che si concentra soprattutto sul benessere del singolo individuo. Qui invece c'è una prospettiva diversa, più ampia. Quali sono stati i risultati di queste ricerche? La ricerca della psicologia positiva, in estrema sintesi, semplificando al massimo, perché chiaramente in questo posto dobbiamo soltanto dare degli elementi di psicologia come base per cui parlare di altro. I risultati di questa psicologia positiva, numerosi studi, hanno dimostrato che gli indicatori oggettivi, quali il reddito, la salute fisica, l'assenza, la presenza di malattie organiche, le condizioni abitative, i ruoli sociali, eccetera, non sono sufficienti a fornire una valutazione adeguata del benessere e della felicità di una persona. Nel senso di realizzazione, evidentemente c'è qualcos'altro, oltre alla ricchezza, magari al ruolo sociale, al lavoro che uno svolge, all'assenza o alla presenza di malattie, c'è qualcos'altro che rende le persone soddisfatte, realizzate, serene, felici. Molte ricerche hanno evidenziato che le persone cosiddette felici, più soddisfatte, serene, realizzate, innanzitutto non sono più belle o ricche di altre, hanno avuto meno disgrazie di altri nella loro vita, hanno avuto almeno una buona relazione d'amore, hanno avuto numerosi amici rispetto agli altri. Ma questi sono solo dati correlati con la, non proprio il determinismo, la causa della condizione di felicità. Ora, quali sono le diverse modalità di vita che costruiscono il concetto proprio di felicità? Le ricerche hanno individuato almeno tre modi di essere felici. Potremmo dire tre diversi tipi di felicità, tre diverse vite felici. La prima vita, la prima modalità è la vita piacevole, legata alla, come abbiamo chiamato prima, la prospettiva edonica, cioè tutta finalizzata alla ricerca del piacere, godersi la vita, tra virgolette. Cioè avere quante più sensazioni e emozioni piacevoli possibili. Cioè, guardando la capacità di gustarli, apprezzarli, aumentarli ed estenderli nel tempo e nello spazio. Questa è una prima modalità. Ma questo tipo di vita, la cosiddetta vita piacevole, tutta tesa al piacere, ha due inconvenienti. La prima è che si è visto che le
ricerche hanno dimostrato che la tendenza ad avere, no, questa vita piacevole, emozioni positive, e soprattutto legata alla predisposizione, in gran parte ereditaria, geneticamente, proprio, quindi non è facilmente modificabile, non si apprende facilmente. Questo è il primo limite. Il secondo è che ci si abitua molto facilmente alle emozioni positive, ci si abitua rapidamente, per cui ne accorgono sempre di nuove e di più intense, e quindi è limitata, no? Questa prospettiva dal punto di vista degli interventi. Un altro modo di essere felice individuato da queste ricerche, quella che hanno chiamato la vita dell'impegno, cioè la vita del lavoro che piace, quello fatto con, in cui ci si impegna, cioè svolto con passione, o anche della famiglia, o anche del tempo libero, cioè insomma tutte quelle esperienze in cui si è talmente impegnati, presi, che è come se il tempo si fermasse. Nel flusso non si sente nulla, si è tutto ciò che accade, si ha una concentrazione estrema, è come se non ci fosse separazione tra sé e l'ambiente. Invece si sente bene, tutt'uno con l'ambiente, senza pensieri, senza problemi. Questa è la prima cosa, quella che hanno chiamato la via dell'impegno. Infine, la terza modalità individuata di possibilità di costruire una vita felice è la vita con significato, cioè che poi la prospettiva è eudaimonica, cioè riuscire a dare significato, a dare un senso alla propria vita. Come? Imparando innanzitutto a conoscere le proprie risorse, le proprie capacità, i propri talenti, piccoli e grandi, che uno ha, le proprie qualità, ognuno ha le sue, per poi riuscire a metterli al servizio degli altri. Insomma, mettersi al servizio della collettività. Di qualcosa più importante, più grande di sé, per dare così senso alla propria vita. E sentire di avere una funzione per gli altri e realizzare così la propria natura, sentirsi di avere un ruolo, una funzione nella società. Ora, siamo ricerche hanno dimostrato che queste tre diverse vite felici, la vita piacevole, la vita dell'impegno, la vita con significato, non si escludono a vicenda. Possono coesistere, anzi, si è visto che sono molto spesso correlate. Ora, la psicologia positiva, soprattutto la psicologia umanistica, che è quella a cui anche approfondiremo in questo corso, anche come interventi da cui arriva il counseling, si occupa di questi aspetti dell'esistenza umana, cioè di benessere, di vita felice, specie secondo quest'ultima modalità, quella eudaimonica. Si occupa insomma di sostenere le risorse, le potenzialità delle persone, di facilitare la loro espressione mettendole al servizio degli altri, magari per aiutare gli altri, perché in definitiva è solo questo che fa sentire le persone veramente e stabilmente realizzate, felici, soddisfatte. Gli interventi di aiuto proposti dalla psicologia umanistica e tecniche di colloquio che noi dobbiamo vedere, che poi sono l'oggetto principale di questo corso, vanno proprio in questa direzione.